Manlio Manvati, amico di vecchia data di Rosario Mazzilla. È venuto a visitare la mostra e ad omaggiare il grande maestro. Mi permetto di leggere, l'avevo preparato per la stampa. Comunque siamo stati compagni d'infanzia, compagni di studio, avventure giovanili e siamo compagni nella continua ricerca ideologica, la ricerca che scaturisce dalla curiosità esistenziale, che ci impone la poesia, la musica, la pittura, la scrittura e tutto il resto che emerge dai sensi che la natura ci ha dato. Io, pur conoscendo i quartieri spagnoli, Spacca Napoli, la Pigna Secca, eccetera, ora che sono ospite di Rosario, ho vissuto solo per poche ore l'atmosfera esoterica di cui egli ne trasmette i sentimenti. Rosario Mazzella vive non solo con la mente, ma egli aggredisce il colore che gli propone la tavolozza e le sue emozioni le trasferisce sulla tela. Non si tratta di teosofismo, come avrebbe detto D'Annunzio, ma esoterismo o esoterismo che ci fa risalire alla nostra cultura greca di cui anche l'Italia ne è orgogliosa. Non parlo di politica, ma di quei pensieri classici che hanno costituito e costruito la base della nostra civiltà e della nostra cultura. Rosario, negli anni 70, condivise il neoarcaismo, ma egli, su quelle edicole sgretolate di cui fa cenno nella sua nota, e sul pensiero di Benedetto Croce, è andato oltre ed ha affondato, ivi, il proprio intuito. Grazie. E che quindi a Napoli era già presente, probabilmente, un fermento, un ambiente neoplatonico che poi successivamente si consoliderà nell'Accademia. Questa cura è molto particolare, non è frequente, è rara, inconsueta. La figura di Michele tipica, costante, è quella di Michele che domina la volta lo spalla. Punto. Ma qui c'è una particolarità. Si indica una volta, quindi un cammino, e poi un trionfo. Ed è particolare perché tra l'altro forse una provocazione è un tesoro inestimabile di simboli, è uno scrigno di significati spirituali, perché poi ve ne sono altri che riguardano la Grande Cappella, la Caracciolo di Vico, su cui ci sarebbe da fare tutto un discorso. La Cappella Caracciolo del Vico è una testimonianza della sapienza ermetica del Cinquecento, della corrispondenza fra alto e basso come la tavola sulla gradina del re del Trimegisto. C'è una traduzione figurativa, architettonica, della tavola sulla gradina e del corpus ermetico del re del Trimegisto. C'è un richiamo alle due Afrodite platoniche. C'è il Cristo che guarda, che indica l'alto e il basso, la corrispondenza dell'alto e il basso, è un tesoro di simboli ermetici, siamo nel pieno dell'ermetismo del Cinquecento e quindi è una grande testimonianza storica, artistica, ma soprattutto della grande ricchezza spirituale di Napoli, come perché Napoli è stata ed è un grande centro spirituale, un grande centro di forza. Di questa dobbiamo avere consapevolezza. Vi ringrazio. Grazie.
Argomenti poi a un punto di vista proprio reale, la realtà di questo concetto, abbiamo modo di vederli, abbiamo queste emozioni per trovarci in questo tempio dell'alchimia, questo tempio qua, questo. Sì, io vivo qua nell'esoterismo, questo è tutto un luogo esoterico, è misterioso, l'esoterismo è mistero. Portate l'argomento in modo che le persone riescono anche a avere un riferimento logico dove noi, questo esoterismo, dove che si può vedere, riflettere, dove si avverte questo esoterismo. Perché se noi abbiamo fatto la compito dell'artista che sul tema dell'esoterismo manifesta poi dopo con le sue opere dei concetti, perché è chiaro, noi abbiamo ascoltato, però questo mostro che volevo dire, volevo dire. Sì, siamo d'accordo, sono pienamente d'accordo con quello che il professore ha detto, mi è piaciuto moltissimo da un punto di vista culturale. Non c'è niente da dire sotto l'aspetto storico, però da un punto di vista pratico io voglio avvertire questo, dove lo avverto questo esoterismo, tutto quello che l'ha detto. Il riferimento mio è, o possono essere opere che ho fatto qui dentro, che richiamano a certi simboli, a certe cose, ma e poi questo tempio dove noi stiamo è esoterico, eccolo qua esoterismo, avvertiamo qua delle emozioni che ci succede, che la terra ci suggerisce. Allora io entro proprio nell'argomento, lo capisco ancora meglio, così diventa semplicemente una riflessione letteraria, culturale, che mi sta anche bene, però un bel momento voglio camminare pure e voglio dire dove sto camminando, in un luogo esoterico dove vivo io, la casa mia è esoterica, la casa mia, fate H e chiancarello, le cellule in mobile, da voi, cacchi di Santa Rita, esoterica, tutti i sera, vedo ombre che camminano, ecco l'esoterica. Dico ombre che si monica in lavoro, sono diventato ombre, ma pure io divento monaca,
parla che in Parigi, perché non tu con chi parlare, non si può credere religione, tante cose scontate, quanta cosa nascosta. La vita è una mia tela che gira, mi ha fatto di tanti incontri. A un bel momento diventa anche teatro. Come no, è una rappresentazione di teatro. Oh no, se no diventa un fatto bello, però diventa un fatto, diciamo, culturale che mi sta bene. Può diventare sia un rapporto con la materia, sia con altre materie interiori. Cioè, questo è nato col discorso con il dottore, con la, Roberto, cioè il nome suo, auguri. Questo è nato con Roberto. Allora, tutti questi temi. Volevo dire una cosa. Ma c'è quello che parlava, non so come si chiama le case. No, aspetta. No, ti voglio. No, agenzia esoterica, caspita, io nei quartieri esoterici mi affaccio e vedo un fatto misterioso, un mistero che gira intorno. I vicoli dei quartieri sono esoterici. Dimmi, là, noi, eccolo là, noi. Più esoterico di voi. Ma voi lo vedete?